Oggi il nostro viaggio in Molise si ferma a Tavenna, il borgo antico. Le origini del piccolo borgo risalgono al periodo aragonese, epoca in cui una colonia di slavi diede vita all'abitato con una progressiva fusione con la popolazione locale. Il paese non ha conservato, come altri nella regione, usi e costumi dei suoi avi, ma si è adeguato a quelli regionali. Il suo primo nome fu Casal Tavenna, poi si chiamò Casale di Tavenna. In lingua slava era Tavela. Le prime notizie storiche risalgono al 1354 e attestano che da quell'anno, fino alle versioni feudale, ebbe gli stessi titolari e seguì le stesse vicende storiche di Palata. Tavenna si pensa fosse caratterizzata da molteplici casali diffusi sul territorio. Sulle falde di Monte Lateia vi era una cappella denominata Santa Maria in Basilica. Il sito è stato certamente abitato prima di Tavenna ed è luogo carico di storia. Sul posto, probabilmente, era collocato un insediamento di certo rilievo già in epoca osco-sannita. Durante il papato di Leone III, a Monte Lateia, vi fondarono un monastero i Benedettini, i quali forse arrivavano da Monte Cassino. I monaci edificarono un'abbazia e tanti altri mini conventi, che erano abitati dai monaci. Successivamente, nell'undicesimo secolo, i Benedettini vi ebbero a costruire, forse perché il precedente era stato distrutto da un terremoto, un nuovo monastero, il quale nel corso del secolo successivo costituì un importante punto di riferimento e un notevole faro di aggregazione religiosa e civile per tutta la zona. Comunque, l'insediamento di Monte Lateia, nei secoli seguenti, perse, anche se con gradualità, il fasto antico e deperì fino a essere ridotto a poco più che un semplice villaggio. Nel XV secolo rimase completamente disabitato a causa forse dei terremoti e soprattutto della peste molto frequente in quel periodo.